dicembre il ponte di via Fosso del Masi a Paperino è chiuso e la frazione è divisa in due, le proteste di commercianti e residenti. Maltrattamenti continui alla moglie e al figlio, marito violento arrestato dai carabinieri di Vernio. Maxi centro medico di via Ferrucci, ad aprirlo la misericordia, esami e visite low cost. Scontro tra due auto sulla 11, ferito 73enne, estratto dall'abitacolo dai vigili del fuoco. Buongiorno e ben ritrovati a questo appuntamento con il nostro telegiornale delle 13.45. Il sottopassaggio di via Fosso del Masi a Paperino è chiuso dai primi di dicembre e residenti e commercianti protestano. Dobbiamo passare attraverso il traffico per entrare in paese. Chiuso il sottopassaggio alle macchine ma non ai pedoni che sono esposti così al rischio caduta calcinacci. Una frazione divisa in due, si presenta così Paperino dai primi di dicembre, quando un camion ha urtato il sottopasso di via Fosso del Masi, causando gravi danni alla struttura del ponte. Da allora il passaggio è stato chiuso al traffico e questo per chi vive e lavora in questa zona e arriva dal centro significa avere come unica possibilità di entrare in paese l'immissione in via Lille dalla rotonda di via Aldo Moro, ormai diventata un imbuto in cui la mattina e la sera si formano lunghe code. Il ponte infatti permetteva di bypassare il traffico utilizzando via del ferro per entrare appunto a Paperino da via Fosso del Masi. Per Paperino il ponte chiuso è un bel disagio perché a parte che la mattina anche per andare sul posto di lavoro oppure anche per la gente per venire qui nei nostri esercizi, nei nostri negozi, devi partire un'ora prima perché c'è sempre la fila qui. C'è un'entrata sola, un'entrata e due uscite. Praticamente il paese è chiuso. Io arrivo da Pistoia e lavorando qui ho mia figlia che va a scuola qui e quindi di conseguenza lei dovrebbe entrare alle 8.25 e io non riesco mai a farla entrare puntuale. Nonostante parto con un grosso anticipo, ma alla rotonda, che è l'unica strada per arrivare a Paperino, c'è sempre un macello. Per gli esercenti di Paperino il sottopassaggio chiuso sta avendo ripercussioni anche sull'andamento della propria attività. Il problema è che hanno chiuso e non hanno detto neanche se fanno i lavori, quando fanno i lavori, e la gente è in difficoltà e noi che abbiamo delle attività ci comporta che la gente invece di venire passare sotto il ponte e venire a fare colazione, magari abbiamo sempre fretta, abbiamo sempre furia di tutto, vanno a diritto e per noi anche questo è un disagio. Il ponte evidentemente danneggiato è stato puntellato e il sottopassaggio è stato bloccato con transenne e New Jersey in cemento. Impossibile per una macchina passare, il camminamento pedonale però non risulta chiuso e così pedoni, ciclisti e addirittura motociclisti continuano a passare sotto il ponte. Il marciapiede è aperto, quindi io sono passata tranquillamente. Io sto qui nella parte vecchia di Paperino, devo per andare nella parte nuova di Paperino dove c'è tutto, quindi c'è farmacia, c'è bar, o passo sotto il ponte, se no devo prendere la macchina e fare un giro enorme. Ma secondo lei è sicuro passarci sotto? Se è chiuso per le macchine credo sia pericoloso anche per i pedoni. I carabinieri della stazione di Vernio hanno arrestato un italiano ritenuto responsabile di lesioni personali, maltrattamenti in famiglia e atti persecutori nei confronti della moglie e del figlio. L'uomo era già stato sottoposto all'allontanamento dall'abitazione di famiglia. Il provvedimento scaturisce da un'indagine avviata a seguito di una denuncia presentata dalla vittima, da cui emergeva che l'uomo, sin dai primi anni di convivenza, aveva sottoposto i familiari ad assoggettamenti psicologici e fisici messi in atto con aggressioni verbali e fisiche, spesso in stato d'ubriachezza. L'autorità ha emesso il provvedimento cautelare nei confronti dell'uomo che, tratto in arresto, è stato accompagnato presso il carcere di Prato. Le misericordie di Prato e Campi Bisenzio uniscono le loro forze e aprono un maxi centro medico. Il nuovo complesso si trova in via Ferrucci ed è il presidio sanitario più grande della città dopo l'ospedale Santo Stefano. Tre piani con ambulatori dotati di strumentazioni di ultima generazione, dove operano medici specialisti altamente qualificati che offrono prestazioni a prezzi competitivi. Benvenuti nel nuovo centro medico aperto a Prato in via Ferrucci dalle Misericordie di Prato e Campi Bisenzio, all'interno di un grande e moderno complesso completamente ristrutturato. Il costo totale dell'operazione è di 3.800.000 euro tra acquisto, ristrutturazione e strumentazione.
All'interno della grande struttura si trovano la nuova sede dell'Istituto Diagnostico Santo Stefano, che così si trasferisce in via Ferrucci, e tutti i servizi già presenti negli ambulatori della Misericordia al Parco Prato, che così raddoppiano l'offerta sul territorio. Dentro il nuovo complesso operano 90 professionisti, ci sono 21 ambulatori e molti servizi specialistici che lo rendono di fatto il presidio sanitario più importante del comprensorio pratese dopo l'ospedale Santo Stefano. La struttura di via Ferrucci può essere arricchita di tutta un'altra serie di servizi che riguardano la specialistica, quindi tutta la branca di specialistica, il punto prelievi, l'attività endoscopica che possiamo fare in questo centro, quindi coloscopie, gastroscopie, anche in sedazione completa, in sedazione cosciente. I punti di forza di questo centro sono sicuramente la qualità delle prestazioni che vengono offerte, l'attenzione nei confronti del paziente, l'alta professionalità a tutti i livelli delle persone appunto che ci lavorano. Gli strumenti della diagnostica si sono arricchiti di macchine altamente sofisticate, come l'attacco di nuova generazione, capace di ridurre la dose radiante fino all'80% rispetto a quella tradizionale. Anche la risonanza magnetica è all'avanguardia, capace di fare risonanza cardiaca come avviene all'ospedale di Careggi e a quello di Pisa. L'idea è quella che insieme agli specialisti che sono ai piani superiori dove sono gli ambulatori si possa offrire una soluzione integrata, cioè di farsi carico del paziente e di aiutarlo a risolvere il suo problema o di indirizzarlo nel modo giusto. Le prestazioni offerte dal centro, oltre ad essere di livello avanzato, sono anche a prezzo contenuto. Per una visita specialistica si spendono 48 euro e per una risonanza magnetica al ginocchio il costo è di 120 euro. E per i 50.000 soci della Misericordia di Prato e sezioni il prezzo è ancora più basso. Esami e visite possono essere prenotati sul sito web cupmisericordie.it. Incidente poco prima delle 20 ieri sera sull'autostrada A11, poco dopo il casello di Prato Ovest in direzione Firenze. Nel sinistro sono rimaste coinvolte due auto. In seguito allo scontro, le cui cause sono in via di accertamento, uno dei conducenti è rimasto incastrato nell'abitacolo del veicolo. Per estrarlo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Prato. L'uomo, 73enne, è stato poi trasportato in codice giallo all'ospedale Santo Stefano. Illeso invece il conducente dell'altra auto, un uomo di 46 anni che ha rifiutato il trasporto al pronto soccorso. I vigili del fuoco si sono occupati di bonificare l'area e di mettere in sicurezza i veicoli in attesa della loro rimozione. La commedia di Dante, autobiografia di un credente, di questo si è parlato nel primo incontro del nuovo anno della rassegna dei tè di Toscana Oggi. Ospite Don Gianni Gualtieri, parroco di Santi Martiri al Ciglianuzzo, biblista e incaricato regionale per la catechesi, esperto della Divina Commedia. Vediamo un estratto dell'intervista realizzata dal nostro direttore Gianni Rossi a margine dell'incontro che si è tenuto ieri pomeriggio al ridotto del Teatro Metastasio. Oggi parliamo dell'autobiografia di un credente, in che senso? Si dice che appunto la commedia con la sua straordinaria complessità riprende anche elementi che vengono da forme, diciamo così, autobiografiche, no? In un certo senso si dice che uno dei testi che Dante ha avuto presente nella sua riflessione come spunto potrebbero essere, anzi forse sicuramente lo sono, le confessioni di Agostino. Quindi questo aspetto autobiografico in parte c'è sempre stato, ma mi era sembrato interessante metterlo a tema perché ho l'impressione che Dante oggi come oggi sia molto più apprezzato e amato in un certo senso, proprio perché è uno scrittore che parla in prima persona. Siamo all'epoca del desiderio di tutti di esprimere se stessi. I social sono essenzialmente questo. E allora un Dante che fondamentalmente parla di sé, non racconta storie di altri, ma racconta la sua storia. Certo, bisogna stare attenti, non è un'autobiografia nel senso moderno, ce ne mancherebbe. Tutt'altro. Però l'idea che Dante in fondo si idealizza, ma non inventa,
E quindi, in un certo senso, penso che possa essere qualcosa che piace. O un autore, uno scrittore che dice: io vi racconto che cosa ho vissuto. Una nuova versione del Decameron di Boccaccio in scena nel fine settimana al Teatro Borsi. A parlarcene Daniele Griggio, direttore artistico del Borsi. Amici di TV Prato, mi raccomando, non mancate, due giovani attori bravissimi. Venerdì 18 e sabato 19 alle 21:15 Decameron tratto dalle novelle del Boccaccio. Amore, fortuna e ingegno sono i temi di questo spettacolo molto godibile. Con questi due attori bravissimi che vengono da Ancona. Vi aspettiamo io e Ilaria. Mi raccomando, ciao. Venite a vedere le compagnie giovani, se lo meritano. Ciao. Passiamo allo sport. Calcio, si ferma a Forte dei Marmi la serie positiva del Prato. Biancazzurri sconfitti 2-1 dal Real Forte Querceta. Sentiamo il servizio di Massimiliano Masi. Battuta d'arresto per il Prato, superato per 2-1 dal Real Forte Querceta nel turno infrasettimanale di campionato. I lanieri, reduci da 5 risultati utili consecutivi, devono inchinarsi all'organizzata e coriacea formazione versiliese, che continua la propria risalita in classifica con la cura del nuovo tecnico Marco Brachi. Avvio sonnolente, la partita si sblocca al 29esimo con la rete del vantaggio del Real Forte Querceta grazie al preciso colpo di testa di Falchini che fulmina il portiere laniero Fontanelli. Finale di primo tempo vivace, prima Moreo mette alto con una bella girata, successivamente Di Leo chiama agli straordinari il portiere Fontanelli. Nella ripresa la partita rimane equilibrata. Il pareggio del Prato grazie al talentuoso Quassi che con un preciso fendente infila Puccini e la rete dell'1-1. Il Real Forte Querceta accusa il colpo ma riesce subito a replicare in maniera mortifera e si riporta in vantaggio con Biagini. Prato nuovamente sotto e 2-1 per il Real Forte Querceta. Nel finale generoso forcing del Prato che si rende pericoloso con Moreo prima e successivamente con Quassi senza riuscire a passare. Anzi, nel finale di gara il Real Forte Querceta rischia di segnare la terza rete con Canalini fermato sul più bello da Fontanelli in uscita. Finisce 2-1 per il Real Forte Querceta. La rincorsa del Prato si ferma a Forte dei Marmi. Un brutto stop. Siamo giunti al momento delle previsioni del tempo, come sempre a cura del Consorzio Lamma. Un saluto dalla sala meteo del Consorzio Lamma, iniziamo con il vedere la situazione che ci mostra in questo momento il satellite. Vediamo come una perturbazione sulla Francia si avvicina all'Italia, è preceduta da un flusso di correnti umide, nubi basse poco visibili dal satellite che però interessano gran parte del versante tirrenico e del nord Italia. Queste nubi, come vediamo anche dalla previsione per oggi, insisteranno anche durante le ore pomeridiane. Il cielo sarà molto nuvoloso, coperto, con delle piogge sparse, più frequenti sul Grossetano, cioè sulle zone meridionali, e sulle province nord-occidentali, province di Massa Carrara e Lucca in particolare. Nevicherà un po' sull'Appennino, intorno ai 1300-1400 metri di quota. Rinforzeranno i venti di libeccio con mari che temporaneamente diventeranno molto mosse a nord dell'isola d'Elba. Temperature oggi stazionarie in lieve diminuzione. Passiamo alla giornata di domani, vediamo che la perturbazione tende a lasciare la nostra regione. Ancora nella notte e nelle prime ore della mattina, precipitazioni sparse sulle zone interne, nevicate sull'Appennino fino a 800-1000 metri, però il tempo, come dicevo, tende a migliorare nel pomeriggio, variabile con residui isolati fenomeni. I venti prima da ovest e nord-ovest ruoteranno a nord-est durante le ore pomeridiane. I mari ancora mossi o molto mossi, le temperature in diminuzione. Bene, con questo direi che è tutto. Il telegiornale termina qui, il prossimo appuntamento con l'informazione per stasera alle 20:30. Grazie per essere stati con noi, arrivederci.